Indubbiamente essere sede della sovrintendenza della provincia Catanzaro-Crotone significa che Crotone, anche nella, diciamo, nella geografia dell'istituzione MIBACT, ha un suo ruolo. Devo dire che il MIBACT in questi mesi, insomma in questi giorni, sta seguendo molto da vicino quelle che sono le vicende crotonesi legate ad Antica Croton, ma non solo. Crotone è sicuramente una capitale della cultura e da capitale noi dobbiamo viverla e quindi questa attenzione da parte del Ministero non fa che incoraggiare anche quelli che sono i nostri sforzi e il nostro lavoro in questa direzione. Siamo in attesa delle rimodulazioni che deve effettuare proprio il segretariato generale del MIBACT e una volta integrate queste loro rimodulazioni noi potremmo procedere con la firma delle schede e delle convenzioni e quindi partire con le gare. Qualcosa già in essere perché è stato affidato l'appalto per i lavori alla ex scuola di San Francesco, lì dove dovrebbe venire un incubatore un incubatore digitale, tutti i servizi anche di catalogazione. Di quello è già iniziato, così come so che è stato fatto anche da parte del MIBACT un primo sopralluogo al castello per procedere poi ai lavori di bonifica. E in uno degli ultimi tavoli tecnici, ripeto, in questi 80 giorni noi abbiamo già avuto 3 tavoli tecnici per cui i lavori stanno procedendo speditamente, il dottore Patamia, il segretario generale, ha espresso proprio la meta, ecco, di riaprire il castello entro l'estate, cosa che insomma per noi crotonesi è più che una bella notizia, insomma è veramente un risultato.